Buonasera, buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con il solo calcio alle 21:03. Dunque, missione compiuta. Il Pescara conferma il terzo posto, ultima giornata. Ieri un netto 3-0 sul campo del Picerno, ma la partita è stata molto bella, ben giocata da entrambe le squadre. C'è stata partita aperta sino al secondo gol, poi l'1-2 del Pescara tra il 58esimo e il 60esimo. I gol naturalmente di Lescano, che non finisce di stupire, inarrestabile, davvero scatenato, l'attaccante italo-argentino, 19 centri in questa stagione, e poi Merola, che è stato il migliore in campo. Insomma, due gol che hanno frustrato definitivamente le velleità del Picerno. Buonasera a Pierpaolo Marchetti. Buonasera. Che si sta preparando ai playoff anche lui, ti vedo bello no. carico, no? No, te ne frega niente? No, meno di zero. No, questo non ce lo puoi dire, cioè si apre però così la trasmissione. Mi hai fatto una domanda. Perché? Poi li seguirò con interesse, perché li seguirò. Però con distacco, cioè... Sempre con distacco, è giusto. Beh, dal punto di vista giornalistico, voglio dire, il tuo ruolo. Purtroppo, no, perché purtroppo nella vita sono cose un po' più serie. Beh, questo sì, vabbè, però quindi adesso insomma si ci può. Ci divertiamo, cerchiamo di divertirci, però sempre cioè con il giusto distacco. Senza enfatizzare più di tanto. Esatto. Buonasera ad Alessandro Alberti. Grazie Alessandro per aver accettato il nostro invito. Buonasera Giancarlo Febbo, il nostro presidente Mussi, ex allenatore naturalmente. Anche. Vostro presidente. Perché? No, perché non è sì, io anche... non l'ho votato. Ah, non l'hai votato? Sì, però... Non è il mio presidente. Io sono il presidente di tutti, anche di chi non mi ha votato. Buonasera Giovanni Tottodonati. Ciao Massimo. Ciao Giovanni, buonasera. Che ha preparato una top goal bellissima. Oh, ma non male. Strepitosa direi, anche, sontuosa. Anche questa la seguirò con il giusto distacco. Allora, prima della tua introduzione c'è un messaggio bellissimo, affettuoso, di un campionissimo della storia del Pescara che ti saluta. Vogliamo ascoltare? Sì. Vediamo un po' di chi si tratta. Ciao Giovanni, ciao a tutti. Passando qui per desiderare un grosso in bocca al lupo per il Pescara nei playoff. Basta con Serie C, dobbiamo tornare in Serie B. In bocca al lupo. Un abbraccio forte al caro Massimo, anche Pierpaolo, e forza Pescara. La positività di Leo, che campione. Beh, insomma, questi sono quei personaggi che fa sempre un enorme piacere rivedere. Assolutamente. Che erano, insomma, sono stati protagonisti di un'epoca, di un'epopea molto molto bella, quella sì, devo dire. Assolutamente, sono d'accordo. Giovanni, complimenti, per questo scoop un saluto, sai, quando si entra, quando c'è entusiasmo, no, si sveglia qualcosa, uno ripensa sempre ai momenti d'oro. Io ero piccolino, però ricordo benissimo quegli anni, quando Junior giocava nel Pescara. Il Pescara era un grande Pescara, certo. Tra l'altro l'unica salvezza della storia conquistata in Serie A dal Pescara 87-88 porta, non dico la firma di Leo Junior, però insomma il suo contributo secondo me fu determinante. Penso, e poi il suo legame con Pescara, ma certo, ogni certo. tanto lo sentiamo, siamo andati insieme l'ultima volta, no? Sì. al mare, per cui viene quasi ogni quasi anno. Quasi un anno fa. Quasi ogni anno siamo andati insieme per intervistarlo, è un legame indissolubile con la città, con la tifoseria. Quando torna Leo, nonostante siano passati tanti anni, è sempre festa a Pescara. 77 presenze e 11 gol, ne stiamo vedendo alcuni, calciava le punizioni... Un po' come Giancarlo Febbo. No, no. No, io le punizioni non me le facevano tirare. Perciò. Pierluigi De Virgilis le tirava. A parte le battute, è Mancino. Stato il più grande nella storia del Pescara come calciatore? Ma non lo so, è sempre difficile. Sempre difficile. È sempre difficile fare delle classifiche. Sicuramente è stato forse il calciatore insieme a Dung di maggior prestigio internazionale che ha vestito questa maglia. Poi Dung non ha dato quell'anno un contributo degno di nota, però credo che la coppia Junior-Sliskovic sia stata davvero una goduria per i tifosi del Pescara. Naturalmente bisognerebbe fare dei paragoni improponibili con altri Pescara di altre categorie, perché sono stati giocatori che per questa società hanno rappresentato tantissimo, però insomma, Leo è stato sicuramente il nome più importante. E il fatto, sai, torniamo sempre lì, io so di essere noioso quando dico era un altro calcio, ma non per questioni tecniche, per le televisioni, perché c'erano rapporti umani, esatto. E quindi a distanza di anni
vediamo queste cose qui, c'è giocatori che comunque non dimenticano, che quando possono tornano, che conservano rapporti, amicizie, e forse anche questo me li fa sembrare più belli, oltre al fatto che avevo 30 anni di meno.